fa cagare, però io lo apprezzo. So tutto, so. Il figlio mio. Come quando hai il figlio brutto, ma gli dici, no, sei più bello. Ah sì, esatto. Si chiama rassegnarsi. Eccoli qua. Pitch color Stadium 2 contro gli occhi. Fondo di Stadium 2. Mimetizzazione da entrambi i lati. Il link del torneo di Vienna di Smash. Tu lo sai? Prova smash.gg/Vienna Smash 2. Secondo me funziona. Abbiamo. Sì. Tempo che abbiamo smesso di parlare di stronzate, siamo già entrambi al 60%. E sono comunque tutto dovrà tutto di tutti messo in sacrificio sempre all'impresa. Eh beh, anche Yoshi lo scherza. Yoshi sa. Down air quando gli attacca. Esatto. Fa quel che deve fare. Su cose le... Qua si combatte per il centro stage, Yoshi finisce a legge, ma cerca di passare, non viene fatto passare. Stanno giocando a pallavolo l'uno con l'altro. Sì, no, il primo ora si stanno... Ti stanno molto studiando. Ma... Non guardo se non guardo. Lo vuoi in faccia? Lapida. Bam. Ovo. Deve stare molto in alto. Molto. Questo... E ci sta. E così basta, è finita la fase dello scrutarsi, è il momento della... Guardati e... Dopo si è seduto sopra Pizzo. Esatto. Che non l'ha presa benissimo, però. Vabbè, dai. È passata la rabbia. Coronato. Aveva anche lanciato la rapa in alto così per coprire eventuali. Esatto. Dunque sì. Sorpresa. Lo fa spesso Doki, da un biaso sorpresa. La terra. Sì sì, no, ma ne anche la sua terra. Apparentemente anche Yoshi. La patch 3.0.1. Da oggi. Oggi solo in Liguria, esclusiva, poi domani la disusciamo. Versione Liguria. Infatti abbiamo Peach colore tempesto, vedi? Ah, ecco. In realtà il colore di default è stato rimosso dal gioco. Ha preso un bel vantaggio, rischia anche di prendere a top. Un counter lì. Non ho capito. Per far vedere il suo status sociale. E lo stop con Todd, onestamente. Partito tardi o sbaglio? Sì. Boh, strano. È partito dall'uovo il campo. Sì, sì, dovrebbe essere partito dall'uovo. Ma in generale non mi aspettavo che Todd potesse togliere lo stop così. Todd non dico facilmente. Si tira anche. Sì, un inserviente molto molto sto pagato magari. Esatto. Peach è la rappresentanza dell'usurpazione. Da lì regina Falegna. Era anche bello però. Sì, infatti. Comunque già vediamo che il tono difensivo cauto di prima se n'è andato. Ha whiffato tutto su quell'uovo. Toki sta un po' faticando. Con me l'ha studiato un po' più. Ma non sta essendo molto possibile. Perché ho capito di colpirlo per prendere questo assorto che ha appena preso. Un deficit importante. Poi contro Peach che ti chiede anche soffiandoti a bordo. E invece non ha soffiato lei, ha soffiato il Lanoide. Perfetto. Subito abbiamo il primo match per Tommy. Che adesso prende meta. Allora fa davvero. Ok, che non si vedeva rotto con me, mi stava vedendo un super colpo. È sparito. Non ci sono. È un fantasma, quindi non viene visto dalle telecamere. Giustamente. Questo è per, come dire, buon senso comune. Esatto. Ma non sempre funziona così. Scusa un attimo, se tu fai 4 volte il counter di fila, è perché ti aspetti che lo faccia di nuovo. Certo. Ma nella tua testa ci sarà sempre il dubbietto, magari adesso smette. Esatto. Dunque, tu facendolo di nuovo, distruggi la sua controaspettativa. Dunque, in ogni caso, in questo. Merda, riparto di alto livello. Partiamo intanto. Abbiamo sempre verde contro Yoshi.
secondo me. Più alto. C'è. Inizia così, subito. Cattivissimo. Cattivo, Doki va ad attaccarlo, invece viene punito abbastanza duramente. Esatto, questo è quello che ci si può aspettare da Tommella. Si studia un attimo, chiude il libro e comincia a fare quel che deve fare. E Pirce comunque si prende una volta. E poi ti prende la seconda volta, solo che la seconda volta che ti prende è già il secondo stop. Se ne toglie due in uno. Oddio, c'è Dino! Ciao Dino! Ciao! Il tuo rolli preferito ti saluta. Madonna, ha preso pure da sotto. È criminalmente grosso, devo dire. Sono abbastanza sicuro che in qualche stato sia illegale. Non so quale. Purtroppo non quello. Corea del Nord. Quindi, neanche fosse l'unica cosa. Adesso prenderlo. Oh, aia. Fatto Bowser, ha fatto Bowser. È cascato nella. Non era come Bowser, invece ha fatto. Giusto. La colpa. Oh. Bello, bello. La conversione da nuovo. Stavo pressione. Giusto per dire che ormai Tommella ha imparato a gestire le uova. Ma non è sempre. Cioè, ha imparato quanto vuole, però le uova sono tante. Prima cambiare l'angolo, puoi coprire comunque varie zone dello stage. Da sempre fa. Da qualunque proiettile. Grande pezzo di tun. Arcobaleni. E qua. Simula di nuovo vantaggio. Sì, è al prossimo tocco che. Però non riesce tanto. E invece non. No. Anche perché l'ha superato. Sì, infatti è. Non è molto. Non dico deleterio, ma rischia di diventarlo. Sì. Col doppio salto che si ritrova. Esatto. Senza flop. Cioè, le recovery verticali di Peach non è interno. Potrebbe essere l'impare per una roba di più. Sì. Invece prende la scossa. Con una rapa in mano. Non ci casca due volte, che bella. Questa forse è. Sempre quella cosa che non ti aspetti la prima volta, cioè magari. E poi basta. Te la porti fino alla fine della vita. Come più grande umiliazione, ed è stato schiacciato giù. Bello spike. Si riporta abbastanza even, intanto. Yoshi prende un down air e si rifà tutta la faccia. Adesso così gli conviene chiedere un po' più paziente di prima. Stitch Face? No, non lo era, se no non l'avrebbe trovata a sto modo. Tanto perché prende il salto e prende la piccola parte. Ci ritrova ancora. Sì, ormai è. È un'abitudine. Una roba che fanno anche molti diversi online, che ci sono anche online, diversi dal down di livello. Un po' di più. Comunque anche offline è abbastanza veloce. Ti sei mezzo addormentato. Dipende dalle condizioni atmosferiche. Se c'è un po' di umidità nell'aria, magari i contatti sul controller. Un po' i tuoi un po' i remotismi, un po' il controller con i contatti umidi. Si è coperto il turno on stage con l'uovo. Sì, l'ha fatto. Sento una buona cosa. La buona e giusta. Andiamo un po' con. Tommella. Basta che prenda un hit in nero perché qualcosa prenderà. Ormai sono entrambi più per sempre. Però dopo si sta muovendo un po'. Eccolo là. Eccolo lì, e siamo 1-1. Mi legge salto fair e. Una bella affudata. Se la porta a. Yoshi con le mani giganti. Si ingrandiscono anche mentre fa la posa di vitro. Vabbè sì. No, ma è prospettiva. Ah, ok. Pam. Vedi, sta mano è gigante perché è più grande della mia faccia, e invece no, si è solo avvicinata. Sfigatissima come cosa. Abbiamo infiniti spettatori. Sono uno pari, giusto? Sì. Infiniti spettatori. No, ma sono infiniti. No, sono gli spettatori infiniti.
Non sono tipo i punticini quelli per mandare messaggi. Evidente un messaggio. Vanno di nuovo Stadium? Stadium? Vai, sì. Su Smash Ultimate si gioca solo su Stadium. Sì, infatti. Gli altri stage non servono più. Perché andare su... Tu non Stadium quando puoi andare su Stadium. Cioè, di Stadium 2 o Small Battle, quindi. Basta. Sì, infatti. Fila. Gli altri stage sono... Che schifo. Sono di chat, però. Continuano a tenere personaggi, comunque. Questo è Best of 5. Best of 5, sì. Torna ancora bella che è aperta. 3, 2, 1, go! Magari vediamo un game 5. Lo scopriremo tra un po'. Se arriviamo al game 5 lo scopriremo tra un bel po'. Ok, bello il game, che prende danno. Cerca di mettergli la roll, ma si è posizionato. Dentro gli occhi normali c'erano, vedi Mario e di Bowser. Bowser ha 24 anni. Ma Mario è tipo cosa? Un quarantenne. È l'operaio medio. Ma Mario ha 20 e qualcosa anni, canonicamente. 20? Mi ricordavo che si guarda. Beh. In teoria sì, in pratica no. Vabbè. Non glielo diciamo. Azza, non c'è. Va bene. C'è lui Azza, hai ragione. Non so, non mi ricordo chi è. Ah, ok, io. Oh, no, tu sei Azza. Dimenticato. Ho dimenticato anch'io. Vabbè. Ah no, Adriel, ok. Sì. Dunque io. No, io. No, io sono sia Azza che Azza. Siamo entrambi entrati. Il concetto di Diva. Il concetto di sta giocando Doki in Ultra Instinct. Sì, assolutamente. Sta facendo così. Un po' di pressione su scudo, adesso cerca di riprendersi il controllo dello stage, perché sale al bordo, capisce, non è proprio la posizione migliore. Perché si può iniziare a fare un po' di float back air così sul naso. Quello di Yoshi è anche grosso. Questa ultima questa prima sta qui d'occhio non me l'ha dato. Se la sta tenendo molto bene, no, non mi arriva. Da questo non... Todd non ha questo impulso di spostarsi indietro dopo che si è attivato il counter. Poi vabbè, adesso quest'oggi ho scoperto che Todd ammazza bene. E l'ho scoperto molto in maniera, come si può dire? Traumatica. No, non traumatica. In maniera che ti colpisce, come si è inaspettato. Un altro tanto bottiere. Ok. Situazione del guarding, quasi detto col ferma, no. E comunque lo stacco di prima se n'è andato del tutto. L'ombrello è proprio forte, dall'alto è proprio... Deve dire, il joint è proprio lungo. Peccato, sbaglio il follow up dall'upbeat, mi sembra proprio. Cioè, sì. Però comunque la stock ancora non l'ha persa, quindi un po' di danno se riesce a metterlo tipo... è una bella situazione. Siamo un po' da questa. Lo stacco iniziale che si è creato in questa partita per un attimo se n'è andato, doveva aspettare e poi è tornato e ora se ne sta andando di nuovo. Però un buon 70% che contro Pit, quindi significa relativamente poco, ma... Ah, penso soltanto a quello. Bello, bello. Stavolta non te l'aspettavo. Infatti adesso è tirato. Lì era una kill. Cioè, solo che... Ho visto che comunque non conosco il timing del counter di push, quindi... Assolutamente. Che... Beh, è un backup ben più che esotico. Strano, perché comunque... Eh no, ma Tommella è ligure di origine, ma...
poi un eremita vagante, un po' ovunque. Vagabondo. Lui vagabondo che è lui, vagabondo che non è altro. Abbiamo un 2-1. Ora possiamo parlare di forse vedremo un gameplay, perché... Esattamente. O adesso o mai più. Cosa che prima non... Un attimo, ricontrolliamo chi è chi. Ok, io sono Adriel, tu sei Adriel. Ah, ci siamo scambiati. Allora prima c'avevano ragione. Il buon gusto di musica comunque. Ha cambiato skin. Maledetto. Accidenti, adesso guarda, questa è... bel problema questo. Perché? È quella bianca con la buona roba. Oh, qua. La skin di Super Mario Bros. Antico. C'è stato. Buon gusto. Tutto da sposa di più. Credo che inizia prendendosi un buon vantaggio, 60%. Sto giocando un po' più paziente rispetto a... No, che un po' troppo aggressivo. Vai via. Però sta facendo i suoi danni. Che dire? Le stelline sta danno... facendo dei danni. Dei dannetti proprio. Sì, una robettina che vedo. A tempo perso. Peraltro del da un Bee Yoshi fregano tantissimo. Le stelline. Le stelline. È come quello di Dede. Cosa di Dede? Entrambi rompono le skin. Sì, non con le stelline. Cioè. No, però. Però. Funziona. Cosa stava per fare? Cioè, comunque 177% di danno, penso che anche Nerkill, ma invece lui fa AP. Ma Nerkill ha anche. Cioè. Fanno entrambi schifo. No. DDD sì. Poi dipende dal contesto. DDD in ogni contesto, ma sì, ok, online no. Punto, cioè. Online si può dire forse accettabile. Sì. Ha la licenza di scarto industriale. Poco ma sicuro. Non ha preso la spike, sì. Però ha preso. Quella mossa è praticamente impunibile. Sì, non è morto però. Non ancora. Forse Tonnella dovrebbe usare un po' di più a questo punto di counter, perché dopo non sta riuscendo a capire di... D'altra parte forse cerca anche di tenerseli apposta, perché ho visto che non conosce bene il timing e cerca di non farglielo imparare troppo in fretta. Assolutamente. E resto ancora due game potenziali da giocare. Peraltro ciò che... Mi saluta e tienili per dopo, va, perché tra un po'... però stiamo vedendo che Tommella non sta prendendo troppo vantaggio del suo potenziale advantage fenomenale. Cioè, fa pochi giochetti con le... Stiamo parlando di Yoshi, che poi è vero, uscire dalle combo con armatura e comunque in aria si sposta molto velocemente. Sì. Non scende in fretta, però può andare molto lontano. Assolutamente. Vado con molta calma. La frenesia del secondo game non esiste più. Abbiamo più 173%, invece e non ce l'abbiamo più. A zero. Mangiato il pomodoro. Ma si rischia di non andare al game pass. Ma non è ancora lì. Devo vedere. Un perché comunque è un'interazione che devi vincere in più, ma niente di che. Sì, diciamo che sta cercando di... Di... E siamo palla al centro. Uccidere senza prendersi troppo vantaggio. Sì, vabbè. Molte safe che killano, ma senza rischiare troppo. Stanno Vizzotti. Per giocare il neutral basta colpire senza essere colpiti. Sì. Come in guerra. Infatti. Hai paura di morire in guerra? Non farti colpire, scemo! Quella è smash. Ho provato una read. Ha usato il 6D per scappare dalla sliguazzata. Non capisco come sia una questione di spacing o cosa. Non riesce a prendere lo sweet spot del backer dopo aver fatto tanto. Qua è tornata in parità. Sì, infatti. Doki goloso, molto goloso, ma
non viene punito. Un per lui e la sua queste stelline proprio pregano troppo, cioè che siamo quasi nel periodo di Natale. No, non lo farò. Non è uscito neanche un... E le stelline sono... No, una bomba in questa sì, infatti, vabbè. Ne ha tirate fuori di là. Credo che sia il punto del personaggio. Sì, poteva, che poteva confermare Double Care 2. Non è che non ha più provo. Per fortuna. Qui ci prova, ma... Intelligente, ma non si applica. Si applica, ma non mi sembra neanche tutta questa... intelligenza. Sì, infatti, è un dinosauro. Guarda. La faccia di... Vabbè, era la frusta. Ah, e non abbiamo visto... Adesso... Goodbye. Devo andare al parco. Oh, sì.